Benvenuto. Siediti comodamente al tuo posto. Questa cabina è tutta per te. Un luogo tranquillo e appartato, dove potrai abbandonarti comodamente a questo viaggio interiore. Seduto elegantemente sulla tua poltrona, mentre un frivolo di aria fresca raggiunge e carezza la tua pelle, il contatto con il morbido tessuto rilassa i tuoi muscoli, rilassa il tuo spirito e ti prepara ad affrontare questo viaggio. E dal grande finestrino osservi la gente in stazione. Un rapido via vai di persone che percorrono strade immaginarie e disorientate al fine di raggiungere luoghi sconosciuti. E ti domandi se queste persone continuino ad esistere anche dopo che hai smesso di osservarle. Ti domandi se davvero ognuna di esse ha una meta da raggiungere o se siano semplicemente attori, figuranti di passaggio, messi apposta per essere osservati da te. E mentre ti perdi in questi pensieri, un tenue sussulto scuote il tuo corpo. Il treno si è messo in marcia. Questo enorme gigante di ferro che ha cominciato la sua corsa, che ti porterà verso luoghi inesplorati. Ed ecco che un tiepido raggio di sole attraversa il finestrino per posarsi sul tuo viso. Ti costringe a chiudere leggermente i tuoi occhi ed a ruotare il volto. Ma allo stesso tempo ti riscalda il viso come una soffice carezza. E approfittando degli occhi chiusi, ti lasci andare, cullato dal dondolio del treno, che comincia a prendere velocità, solcando i binari allo stesso modo in cui una nave solcherebbe l'oceano. E proprio come pensavi poco prima, tutte quelle persone cessano di esistere. E così anche tutte le persone che conosci
in questo momento sono sparite, come fossero state avvolte da un mantello dell'oblio. Ed il rumore dei tuoi pensieri viene spodestato dal suono del treno che corre veloce. Così puoi permetterti di dimenticarti di tutto, di dimenticarti di tutti. Con gli occhi chiusi ti lasci trasportare verso un luogo di pace e serenità, cadendo in un sonno profondo. E tutti i problemi, tutti i pensieri, tutte le tensioni sono rimasti in quella stazione, sono scomparsi insieme a tutte quelle persone che la popolavano. E così puoi lasciarti tutto alle spalle, senza uno zaino, senza una valigia. Viaggi solamente con quello che hai addosso e con una mente sgombra e libera da ogni cosa. Non hai idea di quale possa essere la tua destinazione, ma questo poco importa. Quello che conta è godersi il momento, attimo dopo attimo. E rivolgi lo sguardo oltre il finestrone e vedi un lago con dell'acqua limpida e calma, decorato dal riverbero allegro del sole e quel gioco di luci così strano che inizia a farti dubitare del fatto che tu sia sveglio. Forse ti sei già addormentato da un pezzo, ma ancora una volta poco importa. E l'acqua è calma. Puoi scommettere che sia fresca e pulita, immobile come i tuoi pensieri, come tutte quelle persone che adesso sono uscite dalla tua percezione. Sono fuori dal tuo mondo e restano immobili come statue di pietra e attendono
attendono il momento in cui tornerai a guardarle. E solo allora saranno costrette a muoversi ancora una volta. Ma fino a quando non lo farai, resteranno ferme, come l'acqua di quel lago, come la tua mente, profondamente assopita. Ed il treno continua a cullarti, mentre la distesa d'acqua diventa sempre più grande e sembra divorare ogni sprazzo di terreno. Solo qualche isolotto ogni tanto affiora dalle acque, con qualche casa minuscola che ti infonde un senso di protezione e benessere. E ti torna alla mente di quando immaginavi di vivere in una piccolissima abitazione, magari di fortuna, con un piccolo fuocherello per riscaldarti e prepararti da mangiare, un piccolo letto che ti accoglie a malapena ed un piccolo angolo dove rilassarti a leggere un libro. E tutto questo ti dona un senso di protezione, conforto, un piccolo spazio solo per te, dove hai tutto quello che ti serve. Non devi chiedere nulla a nessuno. Ed il lago si interrompe in delle immense cascate. L'acqua scivola giù senza fare alcun rumore, neanche quando si infrange contro l'altra acqua sottostante. Crea semplicemente un muro di schiuma e spruzzi che bagnano le rocce. E scendono in maniera così composta, così educata, che sembra che in realtà anch'esse siano immobili, sembra quasi che siano disegnate, dipinte in una tela che sembra reale. E questa precisione,
questo ordine entrano nella tua mente, riordinando ogni pensiero che ora scorre libero, come facesse parte di quella cascata. E ti allontani da quel paesaggio, a bordo del tuo treno, e ancora una volta ti domandi se la forza della natura cessi di esistere nel momento in cui tu non la guardi. L'acqua continua a cadere dalle cascate e i vulcani continuano a gorgogliare nonostante tu non li senta. Ed il pianeta continua a mutare nonostante tu non te ne accorga. E ti domandi a un certo punto se lui si accorga di te, se il pianeta Terra sappia della tua esistenza. Ti domandi se per lui sei una componente fondamentale o solamente uno dei tanti esseri che lo popolano. In un piccolo punto casuale dell'universo hai creato il tuo micromondo, che è del tutto simile all'universo nella sua interezza, fatto di interazioni, emozioni, vittorie e sconfitte. E queste non sono meno importanti di quelle che si generano nel macrocosmo, con la differenza che qui tu ne sei il centro, il fulcro. Ed il treno continua a viaggiare nella calma e nella pace. Ormai sei completamente abbandonato al rollio del vagone ed il sonno si è impossessato delle tue facoltà. E quel lieve sussulto che di tanto in tanto ti fa chinare il capo in avanti e per un momento ti riporta alla realtà. Ma è solo un attimo, una frazione di secondo incalcolabile, perché subito torni a dormire
immerso nel tuo profondo senso di appagamento. Quante volte ti è capitato di addormentarti in treno? E quante volte ti è capitato che il tuo capo, libero da ogni appoggio, si chinasse in avanti, ridestandoti improvvisamente? E subito ti guardavi intorno, curioso di sapere se qualcuno ti stava osservando. Per poi sorridere tra te e te al pensiero che qualcuno possa averti visto. E sorridi anche adesso, che sei su questo treno, da solo, nel conforto della tua cabina, e sorridi sinceramente, come sempre meno spesso accade. E il tuo pensiero va alle tue emozioni, torna indietro all'ultima volta che hai sorriso, che hai sorriso veramente. E così la tua mente inconscia si domanda: sei davvero felice? Quando è stata l'ultima volta che hai riso in modo spensierato? Che ti sei lasciato andare nella pura espressione della gioia e della felicità? E senza motivo apparente, cominci a sorridere, sciogliendo ogni pensiero negativo. Cominci a sorridere, trasportato dal treno della tua vita. E mentre il treno viaggia, la tua mente si concentra su un'emozione. Quel qualcosa che ti ha reso veramente felice, fiero e orgoglioso in passato. Magari può essere un qualcosa che non vedi perfettamente, un ricordo avvolto dalla nebbia, ma c'è stato un momento nella tua vita
in cui ti sei sentito completamente appagato. Ed ecco che il treno viaggia ora a ritroso nei tuoi pensieri e nella tua mente. E ti riporta a quei momenti, viaggiando indietro nel tempo, sempre più indietro, ancora più indietro, persino a momenti precedenti la tua nascita. Ti riporta delle situazioni che ti sembrano lontane, ma che adesso ti risultano talmente familiari. E questo treno viaggia sempre più lento. Ancora più lento e torna indietro nel tempo, esattamente in quel momento dove ti sentivi a tuo agio, nel tuo momento perfetto. Ti accorgi che il tempo e lo spazio non sono altro che qualcosa che ancora una volta cessa di esistere nel momento in cui tu non presti attenzione. E mentre il treno ti accompagna, il tuo sorriso si tramuta in una forte emozione di un importante ricordo del passato, che forse neanche sapevi di avere. E quell'emozione ti accompagna insieme al rollio del treno. E sei consapevole che puoi gestirla, che puoi comprenderla. Puoi lasciarla uscire senza che questa prenda il sopravvento. E stringendo i braccioli della poltrona su cui sei seduto, ti lasci andare a questo momento pienamente e completamente. Davvero pienamente.
E poco dopo senti una mano che ti scuote dolcemente. Il capotreno è venuto ad avvisarti che sei giunto alla tua destinazione. Guardi fuori dal finestrino ed è tutto così familiare. Conosci perfettamente questa stazione. Non vedi l'ora di scendere. E ti appresti a scendere i 3 gradini che ti separano dal marciapiede. E li scendi in modo lento e controllato. Mentre ti guardi intorno entusiasta. E ti fermi su quel marciapiede, perdendoti con lo sguardo nell'infinito. Dietro di te il treno riprende lentamente la sua marcia. E ti volti piano ad osservare il treno che ha ripreso a viaggiare. E dalla grande finestra che coincide con il tuo posto noti una manina che ti saluta dall'interno ed un bambino che potresti giurare essere tu da piccolo, ti saluta sorridendo. E tu sorridi a lui mentre scompare, allontanandosi con quel treno che viaggia verso destinazioni sconosciute.